Ah, non è la prima volta che faccio questo invito, anche perché siamo in una fase di cambiamenti politici. Questo vale per me che siamo alla fine della sindacatura e l'inizio di una nuova avventura politica. Ci sono anche consiglieri che stanno cambiando cornice politica. Il bilancio è un atto di responsabilità, soprattutto a fine consigliatura. È importante guardare ai cittadini e quindi un appello al senso di responsabilità. Noi abbiamo una maggioranza risicata, poi c'è anche qualche assenza dovuta a motivi non politici, quindi è un momento sicuramente difficile, ma io sono convinto che porteremo a casa un ottimo bilancio tenuto conto del massacro che hanno messo in campo i governi negli ultimi anni. Io vorrei ricordare da ultimo il provvedimento licenziato ieri ancora una volta con la mannaia della fiducia, dà soldi nuovamente cash senza alcun tipo di giustificazione in piena strategia discriminatoria alla città di Roma e alla città di Milano. Allora io sono ovviamente felice per due miei amici sindaci che sono Marino e Pisapia, ai quali va tutto il mio sostegno politico. Ma trovo assolutamente grave che ancora una volta, con la precisa volontà politica da parte di Renzi di mettere in difficoltà questa amministrazione, si fa una differenza enorme. E poi si permette anche di pontificare su come il Sud si deve atteggiare nei confronti del Paese. E noi approviamo il bilancio in queste condizioni. Lo approviamo senza far pagare alcuna sofferenza ai cittadini, ai servizi essenziali, anzi andando addirittura in controtendenza. Basta vedere le maestre, basta vedere i servizi pubblici, basta vedere i lavoratori. Quindi quando io faccio un appello al senso di responsabilità, io so che questa responsabilità non appartiene solo al centro-sinistra. Io sono un uomo di sinistra, ho idee di sinistra, ma sto cercando di governare questa città parlando all'intera città, sapendo che oggi la sofferenza, i bisogni, la voglia di riscatto, la cultura, la sicurezza non sono valori solo della sinistra. Ecco perché io mi appello alla fine a un consiglio comunale di cui ognuno è legittimamente eletto dal popolo e so che ci sono sensibilità diverse a sinistra, al centro e nel centrodestra, quindi vediamo che cosa accade. Io sono fiducioso che domani si riapriamo il bilancio. Quindi si va verso l'approvazione, le dicevo, con una maggioranza risicata, con una maggioranza risicata da parecchio. L'importante è avere la maggioranza nel popolo.